accesa lite tra Rudy Zerbi e il concorrente Testi Tosti a Tussic e Vales, scatenando dibattiti sulla critica costruttiva e le emozioni in competizioni artistiche, diventando virale sui social. In un episodio che ha tenuto i telespettatori col fiato sospeso, la trasmissione Tussic e Vales andata in onda il 12 ottobre 2024 ha visto un acceso scontro tra il noto giudice Rudy Zerbi e un concorrente chiamato Testi Tosti. La clip dell'episodio ha rapidamente fatto il giro dei social, scatenando dibattiti e commenti sulla difficile dinamica tra giuria e partecipanti. I concorrenti del talent show sono sempre pronti a mettere alla prova le proprie abilità ma, talvolta, le critiche possono scatenare reazioni inaspettate. Lo scontro tra Rudy Zerbi e Testi Tosti. Il momento clou di quest'ultima puntata è stata una lite tra Zerbi e Testi Tosti, un concorrente che, visibilmente alterato, ha deciso di rientrare in studio per confrontarsi direttamente con la giuria. Zerbi, noto per il suo atteggiamento critico e la sua famosa etichetta di signor No, ha sollevato un'onda di indignazione nei confronti del concorrente, il quale ha descritto alcuni dei commenti ricevuti come offensivi. Quest'intervento di Testi Tosti è stato molto significativo, sottolineando l'importanza del rispetto e della critica costruttiva in un contesto di competizione già di per sé agguerrito e complicato. In rapida successione, il concorrente ha esposto le sue ragioni, cercando di chiarire il malinteso e di difendere la propria artisticità. La tensione era palpabile e il pubblico presente ha vissuto un momento di grande empatia con il giovane artista. In un contesto come quello di Tussic e Vales, dove l'abilità e il talento sono messi a dura prova, la sensibilità delle persone in gioco spesso emerge, rendendo i conflitti ancor più visibili. Zerbi, per parte sua, ha mantenuto la sua posizione, non mostrando alcuna apertura a modificarla, il che ha reso il dialogo ancor più teso. La chiusura di Zerbi nei confronti delle opinioni può sembrare risoluta, ma solleva interrogativi sull'equilibrio tra giudizio e umanità nelle competizioni artistiche. La reazione del pubblico e la viralità del video. Dopo la messa in onda dell'episodio, il pubblico ha reagito in modi diversi. Molti telespettatori hanno espresso il loro sostegno per Testi Tosti, sottolineando come la sua reazione fosse legittima, vista la severità delle critiche ricevute. Altri, invece, hanno colto l'occasione per ribadire il valore della critica, che, seppur dura, può senza dubbio rappresentare una forma di crescita personale e artistica. Il video della lite, condiviso su piattaforme come Witty TV, è rapidamente diventato virale, generando discussioni accese nei commenti. In particolare, ha attirato l'attenzione di quelli che seguono Tussic e Vales per la sua capacità di portare in luce il talento, ma anche per il dramma che spesso si svolge dietro le quinte. Questo episodio ha riacceso il dibattito sul confronto tra giudici e concorrenti e sul condizionamento emotivo che deriva dall'essere messi alla prova in tale contesto. In un certo senso, il programma mette in luce non solo le abilità artistiche, ma anche le emozioni e le vulnerabilità dei concorrenti. La volta scorsa, il format ha suscitato diverse reazioni, dimostrando come ogni esibizione possa rivelare realtà insospettabili. In un modo o nell'altro, Zerbi rimane una figura controversa e al contempo affascinante, figurando sempre in prima linea nei discorsi riguardanti il talento in Italia. Un format che mette i concorrenti alla prova. Tussic e Vales è una delle trasmissioni più seguite in Italia, in grado di attrarre sia giovani talenti che fan sfegatati. Ma non è solo la musica o la danza a far brillare questa trasmissione, è l'interazione tra i concorrenti e i giudici che crea quel mix ideale di tensione e intrattenimento. Ogni episodio è una sfida, e le emozioni si intrecciano con i giudizi, creando un'atmosfera di palpabile attesa. Il format si distingue per la sua impostazione chiara e per la varietà di talenti presentati. Tuttavia, i personaggi come Rudy Zerbi possono rendere l'esperienza della competizione ancor più intensa.
La sua rigidezza e la sua capacità di dire no senza indulgenza rappresentano tanto una sfida quanto un'opportunità per i concorrenti, una possibilità di riflessione e di crescita. Le liti e i momenti di tensione non sono solo il risultato di un diverbio, ma rappresentano un'interazione continua tra la paura del giudizio e il desiderio di affermarsi.